Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi parleremo della stagione che si è appena conclusa alla Juventus, l'esonero di Sarri, nuovo mister Pirlo, la rivoluzione che porterà Pirlo nella rosa e le notizie di calciomercato e molte altre cose. Iniziamo con la stagione che si è appena conclusa. Abbiamo vinto lo scudetto anche se con fatica. Come dice Agnelli, non c'è scritto Juventus campione d'Italia asterisco con fatica, però dobbiamo dire che rispetto alle 8 stagioni precedenti in cui avevamo vinto lo scudetto, quest'anno è stato un po' più difficile per la Juventus. Abbiamo concluso il campionato a un solo punto di differenza con l'Inter. Questi punti sono un po' falsati perché alle ultime giornate diciamo che ci siamo un poco adagiati, però dobbiamo dire che Sarri non ha fatto un buonissimo lavoro. Però prima di parlare di Sarri, vediamo tutta la stagione. Dobbiamo anche vedere che abbiamo fatto una finale di Coppa Italia persa ai rigori contro il Napoli. Quella finale non è stata giocata benissimo dalla Juventus, anche forse questa colpa di Sarri, ma anche colpa della dirigenza. E poi l'uscita con il Lione dalla Champions League. Allora, dobbiamo dire che c'è stato un arbitraggio scandaloso da parte dell'arbitro appunto in Juventus-Lione. Però dobbiamo dire che la Juve doveva vincere, punto e basta. Dovevamo avere una motivazione così grande, talmente grande da asfaltarli. Il Lione non è una squadra fortissima e perciò non dovevamo perdere, è già all'andata. Abbiamo perso 1-0 e ci siamo ritrovati al ritorno a dover ribaltare un risultato già difficile, perché il Lione voleva a tutti i costi il biglietto per la Final Eight. Alla fine potevamo riuscirci, però c'è stato quel rigore concesso al Lione dove Bentancur aveva toccato chiaramente la palla. Si è parlato anche di un fallo prima di Bernardeschi, ma anche quello era misero per dare un rigore. Però dobbiamo anche dire che il rigore che è stato dato alla Juve non era da dare, perché ha toccato con il braccio, però era attaccatissimo al corpo e uno non è che il braccio se lo può tagliare quando sta in aria. Lì dovevamo passare, anche lì è stato un flop per quest'anno della Juve. Ci proveremo nelle prossime stagioni con una rosa così forte, prima o poi ci riusciremo. Allora, adesso parliamo di Sarri. Sarri per me non è nemmeno mai piaciuto allo spogliatoio. Si parla di infatti un Chiellini e un Cristiano Ronaldo a cui davano fastidio le parolacce, il fumo che dava fastidio anche a Douglas Costa negli spogliatoi e quella frase detta nella partita con il Tottenham a Singapore in ritiro l'estate scorsa: con voi ci ho perso 2 scudetti. Quella frase è stata proprio di poco simpatica, soprattutto per Chiellini. Non era mai scattata la scintilla con lo spogliatoio, neanche con la dirigenza. Infatti solo Paratici era veramente convinto di metterlo nella panchina nella Juventus. E dopo però dobbiamo anche dire che non c'erano i giocatori adatti per fare il suo gioco. Sarri è fissato con il suo gioco e deve fare il sarrismo, però quando si trovi dei giocatori che non possono fare il tuo gioco, non puoi essere impreparato. Lì infatti criticò anche un po' la dirigenza, però dobbiamo dire che anche Sarri è stato poco bravo ad adattare i giocatori al suo gioco. Infatti c'è stato l'esonero dopo un solo giorno dall'uscita con il Lione in Champions e il nuovo mister della Juventus adesso è Andrea Pirlo. Mister che era stato aveva fatto la conferenza stampa per l'Under 23 dove Agnelli aveva detto piano piano nelle prossime stagioni procederemo per portarlo in prima squadra. Lì si trova una grande incoerenza, perché tu primo giorno dici piano piano lo porteremo in prima squadra e il giorno dopo l'uscita con Lione lo porti in prima squadra subito. Andrea Pirlo secondo me è un grande azzardo, ma ci voleva nella Juventus, anche perché porterà tanto entusiasmo nel mondo Juve. Forse Pirlo e Agnelli, voglio dire, ha fatto questa scelta anche per non dare troppe sicurezze ai tifosi. Così dice: noi per quest'anno ci stiamo calmi, abbiamo un nuovo mister, procederemo per vincere ancora lo scudetto e confermarci campioni d'Italia. Però non vi aspettate tantissimo dalla Champions. Allora,
lui potrebbe fare lo stesso percorso di Guardiola e Zidane, però con delle differenze. Infatti, Zidane, prima di approdare alla panchina del Real Madrid, innanzitutto lui non ha fatto tutta la stagione il primo anno. È andato a sedersi, diciamo, sulla panchina del Real a gennaio perché è stato esonerato Rafa Benitez. Prima cosa, dopo Zidane aveva già allenato il Castiglia, la seconda squadra del Real Madrid, e poi aveva fatto il secondo allenatore di Carlo Ancelotti, quindi delle basi ce l'aveva avute. Lo stessa cosa per Guardiola. Guardiola possiamo dire che è un po' più simile rispetto al percorso che farà Andrea Pirlo con la Juventus. Però dobbiamo dire anche che Guardiola è nato al Barcellona con l'allenatore Cruyff, che ha dato le basi per il gioco che ancora adesso il Barcellona si porta. Guardiola, il primo anno, ha fatto il triplete. Zidane, i suoi primi 3 anni al Real Madrid, ha vinto 3 Champions consecutive. Pirlo, penso che potrà fare molto bene perché già in campo era il maestro. Pensiamo se starà dall'altra parte, del campo. Sono un po' confuso su queste opinioni che stanno dando molti giornalisti su Pirlo. Alcuni dicono che è fin troppo azzardata e che la Juve non è più la favorita. Io non sono d'accordo. Pirlo, secondo me, farà un buon gioco. Lui ha detto già con Cannavaro a marzo, alla diretta che hanno fatto su Instagram quando c'era il lockdown, ha detto che a lui piacerebbe giocare con il 4-3-3. E molto possesso palla, quindi parliamo di un gioco un po' alla Guardiola. Molto possesso palla, ha detto persino la palla te la faccio girare anche dietro la panchina, ha detto a Cannavaro. Spero che Pirlo si adatterà ai giocatori, quello che alla fine ha detto con Cannavaro, e penso che Pirlo potrà fare molto bene. La rivoluzione che porta Pirlo però già sta iniziando. Ha fatto il primo incontro con la dirigenza. Pjanic è andato via. Mi dispiace molto perché Miralem Pjanic è stato per la Juventus un grandissimo giocatore. Ha sempre lottato in campo dal 2016 che stava nella Juventus, quindi ha fatto ben 4 anni. Era molto legato al mondo Juventus, però a un certo punto la Juventus ha dovuto prendere una decisione e ha scelto di prendere Arthur, anche se si parla che volevano prendere Ansu Fati. Però il Barcellona non ha concesso lo scambio. Arthur, penso che ancora di più con Pirlo, che è il maestro dei centrocampisti, potrà fare ancora meglio e imparare dal maestro. Sono molto contento, anche se vedo che già ha un caratterino molto, non molto tranquillo, diciamo, perché non farà nemmeno la Champions con il Barcellona. Infatti è rimasto in Brasile. Però questo già era stato fatto prima di Pirlo, questo scambio. Adesso dobbiamo parlare della rivoluzione che sta portando proprio lui. Il primo che ad andare via sarà Matuidi. Matuidi andrà all'Inter Miami di David Beckham in MLS. Ha fatto ieri le visite mediche, penso a Parigi, e la Juve gli ha rescisso il contratto, quindi non ha avuto nessun indennizzo economico, però diciamo che non pagherà l'ultimo anno di contratto, che è comunque Matuidi, non è che prendeva due spiccioli. Pirlo si dice che ha già chiamato tutti i giocatori che saranno ceduti nella prossima sessione di mercato, di calciomercato, quindi a settembre. Quindi scusate se li leggo, però non me li ricordo tutti. Allora, alcune fonti dicono che oltre a Higuaín e a Khedira, che sono molto sicuri di andarsene, Higuaín se ne andrà molto probabilmente a River Plate, dove è nato in Argentina. Khedira non si sa, però dicono già che nei prossimi giorni, oppure addirittura nelle prossime ore, sarà rescisso il contratto. Però gli altri giocatori sono Douglas Costa, che si è infortunato. Qui non so se lo cederei. Io darei un altro anno a Douglas Costa, perché comunque Douglas Costa il prezzo di cartellino è molto superiore a quello a cui lo andresti a cedere adesso, perché proprio perché è infortunato. Poi c'è Ramsey, che non ha fatto benissimo, ma questo non sono per niente sicuro. Penso questa sia una bufala su Ramsey, perché penso che la dirigenza bianconera lo vorrà tenere un altro anno almeno.
Bernardeschi, lo stesso Bernardeschi che è stato molte volte messo negli scambi, ipotetici scambi che volevano fare con il Napoli per Milik, alla Roma con Zaniolo, con Dzeko. Comunque Bernardeschi penso se ne andrà in questa sessione di mercato. Poi De Sciglio, che non ha fatto mai benissimo, certo non ha fatto male, però non ha un grandissimo talento, se proprio dobbiamo parlare. E poi Rugani penso non sia proprio adatto al mondo della Juventus in una squadra più piccola, però lo vedo bene. Per gli acquisti invece in entrata, dobbiamo parlare di Boga, già contattato dal Sassuolo, già contattato dal Napoli, dal Milan, dal Borussia Dortmund. Queste sono le favorite, però c'è anche la Juventus. Boga potrebbe portare una bella ventata di talento giovane nell'attacco, dopo Kulusevski dal Parma. Non so però se la Juve ci vorrà contare così tanto. Poi dobbiamo dire anche Milik, io non sono per niente d'accordo con l'acquisto di Milik. Milik penso non sia una vera punta. A noi serve una punta che apre gli spazi a Ronaldo, che butta il pallone dentro. Milik, dopo con i continui infortuni anche che ha avuto al Napoli, mi fa un po' storcere il naso. Questi sono gli acquisti che per adesso si parla. Questi comunque si vorrà sempre di più andare per uno svecchiamento della rosa e un cambio generazionale che già l'anno scorso forse doveva essere fatto e che quest'anno sicuramente il presidente Agnelli, con anche in panchina Pirlo, è ancora più disposto a fare, anche perché diciamo già non abbiamo uno con grande esperienza, forse rischiamo meno a metterci qualcuno che già non faceva parte del mondo bianconero. Però adesso veniamo a delle voci di mercato che si sta parlando molto negli ultimi giorni. Infatti parliamo di Ronaldo al Paris Saint-Germain. Lui con il post di Instagram che ha messo poco tempo fa, 2 o 3 giorni fa, penso 3, dice che è arrivato il momento di riflettere sulle decisioni che verranno prese per la prossima stagione. Però la notizia di Ronaldo al Paris Saint-Germain viene sempre da France Football, quindi c'è già contatto con il Paris Saint-Germain, e non penso quanto sia vera. Ronaldo ha ancora altri 2 anni di contratto, se non sbaglio, e penso che, come ha detto Agnelli dopo nelle domande che ha fatto Sky, dopo il Juve-Lione, penso che lui rimarrà un punto fisso della Juventus del presente e del futuro. France Football inoltre è quella che è la testa giornalistica che dà il pallone d'oro, per me comunque rimane sempre una bufala. Però un'offerta che secondo me non è una bufala, perché è stata confermata da molte testate giornalistiche serie come Sport Mediaset, Gazzetta dello Sport, è l'offerta del Real Madrid per Dybala. L'offerta parla di 100 milioni più Isco e Toni Kroos. Isco che piace molto a Pirlo, è amante di questo giocatore. Proprio pochi mesi fa aveva detto Pirlo: se vuole vincere la Champions, la Juventus deve prendere uno come Pirlo. Già la Juventus era andato molto vicino, molti anni, non molti, qualche anno fa, 2 o 3 anni fa, a prendere Isco, però non sono molto d'accordo con questo scambio. Allora, per me, a livello affettivo, che ho per Dybala, non lo venderei, non lo cederei, ma per me è da accettare, considerando che comunque, scusate il girifoglio, ma tengo appuntate delle notizie, considerando che Kroos andrebbe a dare un bel sostegno al centrocampo con Arthur e Bentancur, che comunque non è che hanno tutta questa esperienza. Piacerebbe vederlo nel centrocampo bianconero, anche se ha un bel po' di anni ormai, avrà una 32-33 di an 33 anni. E poi Isco andrebbe a rinforzare la tre quarti, anche se Pirlo, che vuole giocare col 4-3-3, non vedo quanto possa essere utile alla Juventus, magari mettere come ala oppure mettere il trequartista un po' avanzato dopo 2 mesi nel 4-3-3 offensivo. Diciamo che con quei 100 milioni potremmo farci tante cose. Potremmo comprare Haaland, però non penso che il Borussia Dortmund dal primo anno te lo dia a 100 milioni. Molti sbagliano dicendo potresti pagare la clausola però vale 75 milioni, e prima cosa parte dal 2022,
non dal 2020. Al 2022 la stessa clausola c'è la De Ligt, che è di 150 milioni, però il doppio. Diciamo che io lo cederei, però penso che la Juventus alla fine non lo farà perché Dybala hanno il progetto di far diventare Dybala il capitano futuro della Juventus e lui sembra molto deciso di diventarlo. Dobbiamo vedere anche se tutto questo è vero, però penso alla fine questa trattativa non si chiuderà. Allora ragazzi, io ho concluso le cose da dire, diciamo, sulla stagione che si è appena conclusa, sulle notizie che ci sono per la prossima stagione. Vediamo questo video come va. Penso che comunque questo pomeriggio caricherò un altro video con delle notizie di calciomercato, però di altre squadre. Vi darò magari anche un mio commento alla partita che ha fatto ieri l'Inter contro il Bayer Leverkusen. E quindi mettete mi piace, iscrivetevi, condividete e mi raccomando, mettete tanti mi piace perché voglio crescere con questo canale e sempre di più voglio portare bei contenuti. Bene ragazzi!